L'Eichmea fasciata è una pianta tropicale, molto resistente come vi dicevo prima. Fasciata perché? Perché la morfologia e il colore della foglia riprendono le fasce argentee di cui è composta e da cui deriva anche la specificità del suo nome. Ha la particolarità di avere questa infiorescenza che è a forma di spiga e che all'interno di sé contiene tanti piccoli boccioli, da cui sbocceranno appunto dei fiori di color lilla viola intenso. È una pianta d'appartamento molto facile da curare. L'accortezza che si deve avere è di avere sempre il terreno umido e fresco. Questo cosa vuol dire? Tastando il terreno dobbiamo capire se c'è acqua a sufficienza affinché lei possa crescere rigogliosa. Un'altra accortezza da avere e di posizionarla in ambienti luminosi della casa, altrimenti l'infiorescenza non fiorirà. Un'altra caratteristica della pianta è quella di avere questo enorme calice da cui all'interno germinerà questa spiga con i suoi futuri fiorellini. È una pianta che ha bisogno di un concime per piante d'appartamento o per piante fiorite, almeno ogni 10-15 giorni al mese, ed è una pianta che ha bisogno di una costante umidità. A volte possiamo aiutare il tasso di umidità attraverso la nebulizzazione di acqua sulla parte superiore della pianta. L'accortezza che bisogna avere è se messa in un coprivaso o con un sottovaso. Non bisogna far ristagnare l'acqua in eccesso delle innaffiature. È una pianta che va benissimo in qualsiasi ambiente della casa, purché riceva molta luce a sufficienza, in modo che possiamo godere della sua fioritura spettacolare. Tra l'altro, l'infiorescenza è un'infiorescenza molto molto duratura, al pari di tutte le altre bromelie. È una pianta davvero resistente, bellissima, che in casa dà quel tocco di eleganza e di esotico che in questo periodo davvero ci aiuta a stare meglio con l'anima, con lo spirito.